Ben ritrovati nella Food Zone, l'angolo della gastronomia, l'angolo dove il gusto e il sapore sono i veri protagonisti. E noi questa volta ci siamo recati a Sant'Agata Bolognese alla Festa Country. Il 20 e il 21 agosto, purtroppo, la festa è stata in gran parte rovinata dal maltempo. C'è da dire che era il primo anno che la festa era spalmata su 2 giorni. Purtroppo il meteo non è stato molto d'accordo e quindi ha deciso di guastarla. Noi però, fin tanto che siamo rimasti lì, abbiamo visto molte persone, almeno fin tanto che il tempo ha retto. E abbiamo anche gustato dei buoni piatti in tipica tradizione western. Andiamo quindi a vedere le immagini. Via col servizio. Portiamo avanti delle specialità alimentari del nostro territorio, soprattutto a base di maiale. Quindi la nostra associazione si chiama Consorteria del Maiale. Tutto questo viene fatto sempre per ricavare fondi da donare in beneficenza a chi effettivamente ne ha bisogno. E qui abbiamo portato grigliata mista di maiale. E con ovviamente le patate fritte che qui vanno molto, poi abbiamo portato fagioli con salsiccia, un piatto tipico della bassa modenese, del basso bolognese, e poi abbiamo portato il gnocco fritto che qui nel bolognese viene chiamata crescentina, ma comunque più o meno è sempre lo stesso prodotto. Una cosa che portiamo avanti anche in altre regioni e cerchiamo di portare avanti i valori vecchi dei nostri padri, dei nostri nonni. Il piatto che va di più qui consumato è sicuramente i fagioli con salsiccia, quindi questi sono già il secondo anno che lo proponiamo ed è in aumento continuo, quindi vediamo che piace molto. Fagioli sono fagioli di prima qualità che acquistiamo, fagioli borlotti normali che acquistiamo in un'azienda alimentare di prima, quindi una cosa particolare. Con tante verdure andiamo a mettere all'interno e della salsiccia di un buon salumificio. Noi siamo del Bar Beautiful di Sant'Agata Bolognese ed è il secondo anno che siamo qua presenti alla Festa Country con le nostre piadine, classica la più venduta, con peperoni, cipolla e salsiccia. Solo l'anno scorso abbiamo fatto 20 kg di salsiccia, quest'anno ne abbiamo fatti 15 in 2 serate perché è stato un po' il tempo così. Dove ci porterà il nostro prossimo viaggio? Non lo sappiamo ancora. Noi vi ricordiamo, come sempre, che se volete segnalarci qualche festa particolare o qualche piatto particolare o un luogo dove si mangia particolarmente bene, noi saremo ben lieti di esserci. Grazie a tutti. Sigla.